volte ritornano e dunque il pentimento, il paragrafione in queste ore oggetto del corso di istruttore nazionale giovanile. Io ritrovo con estremo piacere Antonio Barbuto. Coach Antonio Barbuto, bentornato a Reggio Calabria. Grazie, grazie Quanti anni sono passati, Antonio? a te. sono passati qualche annetto, sono Sì, sì, passati, sì. siamo penso quasi una decina più o Una meno. decina d'anni, la nuova Sì. Jolly, diamo un grande abbraccio a Romana Pirillo, a Soma Assolutamente. di Lupino. Era una bella realtà. Io poco fa ho messo la notizia di Iannicelli che è confermato ad Angri. Sì, Andrea è sempre un ragazzo molto molto particolare che insomma sono molto contento che abbia rinnovato con Angri perché se lo meritava, è un bravissimo ragazzo e poteva sicuramente fare una carriera forse anche migliore giocando in Serie B tranquillamente perché ci sarebbe tutta la vita. Considera che poi Andrea quest'anno aveva fatto l'iscrizione per fare il corso di allenatore di base a Napoli. Però siccome giocava in concomitanza le finali con Sala Consilina, purtroppo non ha potuto onorare questo impegno e probabilmente speriamo che l'anno prossimo lui possa anche lui diventare allenatore perché sta comunque lavorando anche sotto questo aspetto. Sì, io vedo, insomma, negli occhi dei viscenti tantissima voglia di fare bene. Tu non sei assolutamente novizio da questo punto di vista, nei panni di staff, supporto, creazione di book e istruire questi discenti. È così Assolutamente sì. difficile? Beh, questo è un corso abbastanza impegnativo perché sono 2 settimane consecutive dove i ragazzi sono impegnati almeno 8 ore al giorno, più la sera sicuramente fanno dei piani di allenamento da presentare per il giorno dopo. Quindi è sicuramente un corso molto impegnativo. Ed è il primo loro livello di così importante perché vanno fuori regione, si misurano anche con degli altri allenatori che provengono da altre regioni. In questo corso particolare ci sono quasi tutti i ragazzi del Sud Italia, più 12 ragazzi che provengono dalla Lombardia. C'è un calabrese, quindi c'è anche la possibilità che un calabrese possa prendere questa tessera, che questa tessera serve per poter allenare i campionati giovanili di eccellenza. Sì. È un qualcosa importantissimo. Il calabrese è Raffaele Ricalzi, se non sbaglio, è la Sì. SMAF avanzata, è superato recentemente il test per accedere Sì. al primo anno. Poi c'è anche nomi, giocatori che ovviamente vi racconteremo. Coach, dov'è Leni? Per il momento non È la alleno, sì, no, domanda per il momento non dell'ore. alleno perché ho avuto qualche richiesta ultimamente, però non è stata ancora quella, diciamo, quella giusta, diciamo così. Quindi sto aspettando qualcosa che mi possa far rientrare in maniera importante, perché altrimenti non voglio più allenare per, diciamo, per coprire, per fare da tappabuchi, per fare qualcosa per, diciamo, per in quel momento avere un momento di, diciamo, momentaneo, ecco. L'ultima cosa che ti posso dire su questa cosa qua, per esempio, è che io 2 anni fa sono stato a Monte di Procida dove mi era stato chiesto da Fulvio Palumbo di poter allenare lì perché lui aveva un paio di ragazzi che voleva mettere poi in Serie B e ti dico che in 4 mesi, era proprio l'anno dopo la pandemia, quindi una situazione abbastanza delicata, io sono veramente molto molto contento perché a parte Caresta che è un mio, diciamo che l'ho fatto ritornare a giocare quando stavo a Isernia. Ma soprattutto ho avuto la fortuna di allenare Cagnacci, che è un ragazzo che all'inizio è entrato in punta di piedi a Pozzuoli e le ultime partite è riuscito anche a giocare tra i 15 e i 20 minuti e ha fatto delle buone prestazioni. Questo sicuramente è quello che mi fa molto piacere perché voglio dire che il lavoro che tu hai fatto alla fine ha un senso ed è importante. Questo ragazzo sta crescendo, probabilmente Pozzuoli ha deciso di fare una squadra molto giovane per l'anno prossimo, in virtù anche dei regolamenti che appunto come sai le prime 8 faranno la B d'eccellenza, diciamo così, mentre le altre fanno una B interregionale. Pozzuoli avendo visto la situazione in cui non è riuscito economicamente molto probabilmente tra le prime 8, ha deciso che il campionato lo farà con tutti i ragazzi under,
più quei ragazzi che loro hanno nel settore giovanile, tra cui i Cagnacci, che gli servirà poi per Sì, eventualmente fare, ed è ma una anche cosa corretta, insomma. quest'anno Pozzuoli ha dimostrato che facendo giocare i giovani, Sì, alla fine i risultati arrivano per i Gallo, insomma, assolutamente sì. sotto gli occhi di tutti la sua crescita esponenziale. E che ne pensi a tal proposito dell'ennesima riforma dei campionati? Tu le hai vissute da DNA, DNB, Guarda, Silver, Gold? questa cosa oggi c'è una situazione un po' balorda, ma non tanto in Serie A e Serie B, voglio dire che bene o male le cose sono abbastanza delineate, però oggi chi si iscrive a una C Silver, paradossalmente, o arrivi tra le prime due o tre, quattro probabilmente, o sei in Serie D. Quindi ci sono, in Campania ci sono 20 squadre che l'anno scorso hanno fatto il campionato. Non è una situazione, insomma, perché la C-Silver scomparirà l'anno prossimo, ci sarà solo una C unica, a 12 squadre per il momento, non ci sono deroghe in questo momento. E quindi per ovvie ragioni capirai che chi oggi si iscrive in C-Silver ha una situazione del tutto Io particolare. quello che ho detto, andando a rievocare i miei studi classici, che fondamentalmente Dante si sta un attimino rivoltando nella tomba, perché non c'è più il paradiso, il Sì. purgatorio e l'inferno, c'è una sorta di limbo, siamo tutti nel limbo dove tutto può succedere. Assolutamente sì. Poi considera per esempio anche salendo di livello praticamente che le B interregionali saranno gestite dai comitati regionali e quindi in effetti è un po' come se si tornasse un po' indietro nel tempo quando c'era la B1 e la B2, no? C'era 1 a 2, B1 a B2 e poi c'era la C1 La allora, C nazionale, sì. C-Nazionale. Oggi sarà probabilmente la B interregionale, sarà la vecchia B2 che insomma si andrà a sviluppare. Il problema è che essendo interregionale, ad esempio queste realtà che hai in C-Gold, tipo Lamezia, tipo Rende, tipo Catanzaro, Cosenza, sì. Catanzaro e quant'altro, quando vanno una B interregionale, ovviamente i costi aumentano. Perché? Perché fu fatta allora la C-Gold e la C-Silver rispetto alla B? Perché sì, proprio nella parte del sud Italia fondamentalmente c'erano delle trasferte che erano veramente impegnative per delle squadre di Serie C. Io mi ricordo che addirittura noi, io con Napoli, una volta fummo messi nel girone siciliano, facemmo 12 trasferte in Sicilia un Il anno. girone H, Ed era famosissimo, dal quale sono passati Capobianco, Aramondino, Pepe Poeta, per fare qualche esempio, e però l'hanno facevi, vissuto, insomma. esatto, cioè tu praticamente stavi ogni 2 settimane, ma facevi delle trasferte che non esistevano proprio, quindi fondamentalmente era corretto quello di farlo diventare regionale per un campionato dove i costi non erano così elevati, così importanti. Cioè tu il 60-70% del budget che la società aveva lo doveva mettere nelle trasferte perché doveva organizzare queste trasferte 2 giorni con pullman, nave e quant'altro via di seguito. Ora si sta ritornando in questa situazione, quindi che ti posso dire? Oggi che ci sarà? Probabilmente ci sarà la Viola, potrà essere Lamezia, ci sarà Catanzaro, la Vis non lo so C'è, se c'è, c'è. lo possa fare oppure no, ma no, per arrivare in serie, cioè, Ma capito? lì è tutto un punto Sono tutte secondo cose. me è un punto interrogativo economico, Ma perché quello è. lo stabilire il budget prima del Esatto, campionato è un po' complicato, come fai a ma poi c'è stabilire? anche un altro problema grosso, questo è di diventare SRL in questa società, Sì. quindi significa che tu domani mattina, io non posso, oggi come oggi, c'era anche il fatto che noi stiamo vedendo pure un'altra cosa molto importante, prima il rimborso che tu potevi non dichiarare era fino a 10.000 euro, ora pare che questa soglia si sia abbassata a 5.000. Quindi che cosa significa? Che se io vengo qui e vengo per esempio, faccio un esempio alla Nuova Jolly, diciamo, visto che sono stato qua e quindi ho messo la Nuova Jolly come e dico ok, vengo qui, ma io come giustifico per esempio adesso il fatto per esempio della benzina, del pasto e via di seguito? Adesso tu mi dici per forza, non puoi più fare un rimborso spese e quindi mettere a budget, diciamo, quel E rimborso su spese. questo, qualora passasse la legge sullo sport, sarà ancora Sì, moltiplicato per assolutamente. E mille, quindi al questa cosa. livello che anche il CSI, i campioni WISP, Bah. saranno normati così. Esatto, e quindi che cosa succede? Che a questo punto questi campionati non ci saranno O perché o implode? implode, perché non siamo pronti, noi non eravamo pronti tempo fa, immagina adesso praticamente, quindi o ci saranno poche società che andranno avanti e faranno i campionati, e quindi che cosa succede? La Serie B, paradossalmente, tu non trovi squadre, Diventerà come la pallamano. diventerà una cosa in cui praticamente, questo è quello che in questo momento noi stiamo pensando. Perché da quello Al che al momento momento è questa è la così. prospettiva. Sì.
Però, ed è paradossale perché voglio Questa ce la dire. riguardiamo da 5-6 anni, vediamo come andrà a finire poi. Esatto, sì. Grazie mille Antonio, è stato un piacere ritrovarti Va e ci vediamo prestissimo. bene. Va bene, grazie a voi, grazie tantissimo. Grazie mille.